Prima screening del Centro Europeo per l'inverno 20.232.024 una volta. Fallace e spesso inaccurata. Le agenzie ai nuovi metodi fisici-matematici su base statistica con l'aiuto eseguire sempre più poteri di calcolo computerizzati, questo tipo prognosi può quindi diventare uno strumento valido per la pianificazione e l'analisi climatica oggi. Ogni mese il Centro Lettura Europeo, che oggi ha anche un quartier generale in Italia a Bologna, emettono aggiornamenti per la prossima stagione, sia dal punto di vista climatico che pioggia. I prossimi mesi sono a malapena promessi tutta Europa, anche se sostanzialmente l'intero pianeta sperimenterà valori termici superiori alla media degli ultimi 30 anni. Le pianure scompaiono. La riduzione quasi totale delle gelate, un lieve clima a Natale, tutto il centro centrale da Roma. Down e un'estate quasi interrotta Sicilia, Calabria, Sardegna meridionale. Il resto del mese di ottobre-novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono previsti piccoli mesi invernali nel senso più vero del termine. Comprendendo così facilmente che il 20.232.024 potrebbe essere l'anno senza inverno e in ogni caso loro sarà l'inverno tra i più caldi, poiché i dati vengono registrati. Alcuni climatologi sostengono che la causa è attribuibile al famoso fenomeno ben noto di El Niño, che è accentuato verso il Natale sull'Oceano Pacifico, tuttavia influenzando l'intero globo. Tuttavia, questo possibile surriscaldamento deve essere certamente collegato alla tendenza drammatica del globale aumento termico, indiscutibilmente collegato alla maggiore concentrazione anidride carbonica nell'atmosfera prodotta dalla combustione di idrocarburi a fini energia.